scrive nelle sue traduzioni c'è sempre quella sicurezza che lui aveva della lingua, della scelta, della parola, no? L'autorità, che poi è quello che fa la grandezza di uno scrittore, l'autorità di sapere trovare quell'espressione, no? che non muta, no? E che noi conosciamo. Per cui lui dice che traduce quello e di Goethe invece traduce quelle bellissime poesiole veneziane dove Goethe si invaghisce di questa bambinetta che fa l'acrobata in piazza San Marco, no? E volteggiando scopre le precoci nudità. E Sanguinetti si diverte molto, come senti da far suo. Allora sentiamo allora questo Catullo, che sarebbe bello averlo qualcuno che lo leggesse in italiano. Dai, prima lo leggo in italiano, in inglese. E omaggio a Catullo per muovermi, neglected by the young. Alla mia ragazzina piaci, passero, che lei ci gioca e a te ti stringe al seno e ti dà un dito in punta, se la punti, e a morderla ti provoca di scatto, quando che a lei, che è la mia bella voglia, le va che fa uno scherzetto così. Ma sarà il confortino il suo dolore, che il suo calore, immagino, ci tempera. Ah, poterci giocarti, io come lei, da alleggerirmi la malinconia. Tanto ci ha piatto, pare, la ragazza, velocista, la mela doratina, le ha sciolto gli slippucci legatissimi. E questo è un gesto di rifacimento, perché il testo di Catullo finiva lì, che il passero toglie la malinconia, la ragazza e così via. Sanguinetti aggiunge un riferimento alla famosa storia, no, di quella che si svega, che si sciolto gli stipucci legatissimi, perché c'erano le famose mele dorate, no, la corsa con le mele dorate. I classicisti tutti ricordano bene questa vicenda, no? E allora, per cui lui mette insieme il testo del passer e unisce quest'altro flash di un tutt'altro testo, per cui fa una commistione creando un divertente gioco, e poi poi finisce questi slippucci legatissimi, e finisce poi con i suoi soliti due punti. Vediamo come suona in inglese. My little girl likes you, Sparrow. She plays with you and hugs you to her breast and gives you her finger, the tip, when you tip her, and provokes you to bite her suddenly when she, who is my best of loves, gets the notion to play that sort of trick. And it will be some comfort to her gloom, for that's the way, I imagine, she cools off. Ah, to play with you like her, and to get over my melancholy. Awesome how the sprinting girl fell for the golden apple. She undid her tiny double-knotted panties. She undid her tiny double-knotted panties. C'era la canzonetta, no, della teeny weeny yellow polka dot bikini che si cantava quando negli anni 50. Teeny weeny yellow polka dot bikini, no? She undid her tiny double knotted panties. Ecco, questa è la prima, e poi sono tutte messe nel testo, adesso non voglio credo leggerle tutte. Vediamo un po' quella di Venus, una lesbia, e da Venus. Viviamoci, mia cara, che è numero 3. Viviamoci, mia cara, che ci amiamo. E i brontoli dei vecchi moraloni, noi che li valutiamo tutti un soldo. Il sole sa morire e ci ritorna, ma se un giorno ci muore, un breve giorno, la notte eterna, noi ce la dormiamo. Tu i mille baci mi dai, e dopo i 100, i 1000, dopo ancora i 100, poi, e dopo gli altri 1000, i 100 ancora, poi fatti i nostri multimila baci,
ci confondiamo il conto in un pasticcio, se no un cattivo ci fa menagrare, che sa che sono tanti i nostri tacci. Let's live my idea, since we love each other, and as for the muttering of old truths, let us take them at a penny's worth. The sun knows how to die and then return, but if one day the brief day dies for us, eternal night we sleep in afterwards. You give me 1,000 kisses and then 100, and 1,000 then again, and 100 after, and then another 1,000, and again 100. Then after having kissed 1,000 kisses, we get the count wrong, mix it all up. Otherwise, some creep will give us the evil eye, knowing that our kisses are so many. And then there's the final, l'ultima. Per piacere, dolcissima mia bella, mio giochettino e divertimentino, invitami che io venghi per un tè, e se mi inviti aggiungi questa grazia. Niente un do not disturb via la maniglia, niente la smania del passeggio in giro. Ci resti in casa e ci prepari a me le mie 9 chiavate, uso non stop. Se poi già tieni impegni, io vengo adesso. Ci mangio e, fatto il pieno, mi distendo. Mi squarcio gli Eminence, mi sfondo i jeans. Please, sweet beauty mine, my little game and divertissement, send me a polite invite to tea. And if you do, add a few more favors. No, do not disturb, sign dangling from the doorknob. No talk of going for a walk downtown. You just stay home and prepare for me my 9 usual fucks, the non-stop kind. If you have previous engagements, I'll come at once. I'll have a bite, and after filling up, just lie down and smash a hole through my briefs and Levi's. Febbraio 1986. Grazie Massimo Bacicalupo, e giunta adesso l'ora di Carlo Repetti, che leggerà la ballata delle donne. Buonasera. Ballata delle donne 1985. Quando ci penso, il tempo è passato. Le vecchie madri che ci hanno portato, poi le ragazze che furono amore, e poi le mogli e le figlie e le nuore. Femmina penso, se penso una gioia, pensarci il maschio, ci penso la noia. Quando ci penso che il tempo è venuto, la partigiana che qui ha combattuto, quella colpita, ferita una volta, e quella morta che abbiamo sepolta, femmina penso se penso la pace, pensarci il maschio, pensare non piace. Quando ci penso che il tempo ritorna, che arriva il giorno che il giorno da giorno, penso che è culla una pancia di donna, e casa è pancia che tiene una donna, e pancia è cassa che viene al finire, che arriva il giorno che si va a dormire. Perché la donna non è cielo, è terra, carne di terra che non vuole la guerra. È questa terra
che io fui seminato. Vita ho vissuto che dentro ho cantato. Qui cerco il caldo che il cuore ci sente, la lunga notte che divento niente. Femmina penso, se penso l'umano, la mia compagna ti prendo per mano. E ora il momento di un ensemble poetico, il pubblico d'auditorio Masquero e Figli, che vedo qui al completo, quindi vi lascio volentieri la parola. Thank you.
né bambini marcini, né come un disco, non astratti, né monacali, né quasi intatti, né l'identità di investimento di affetti il nostro, né nebuloso con un sogno nebuloso, né l'opposto, giusto di ogni possibile nesso, né un punto di vivere. Né che se squa, né di questa elegante mobile, né fanno sul materiale libro, né il pesco loro. Non un'elezione tutta dimidiata, né l'ezio transito della mente. Né un certo passivo patire, né come un cruciverba, come un rebo. Né questa mia vita tutta pendolare, né sono le mie lettere di sostanza, né sono il suo ragazzo di me stesso, né uno scritto ammasso di vero e vero. Non un grosso di carcere, di insecchito, di imbottito, di investito, di fine, aria, di agliani, stipo, statistine, stop, né pasticciato, privilegiato, non arricci, né capricci, né pinocchi che regolica, né cuori, né altri ancora, né di bocchetto, né calabrati, né vivissi, né cataletto, né pagine, né prove, né parole, né romanze, né carte da qualche parte, né arte, né storie, né cucini, non storie, né bambini, né piccolini, né patitravo, né vedere, né decidere, né basta. Ora si lascia la casa ardente, che vi molto odio e tutto lo ricordo. Qui si abbandona la putrida gente e nella Wunderkammer si entra. Guarda i corani, guarda i colossi, le armine, i basilischi, i corni, gli ossi degli animali antidiluviani, gli astri, le corniole, i teschi e i nani. Né critici, né pubblici, no! No.
dell'animo laggiù ai decomposti ratti. Che spaventosa foto tessera la vita, con certi negli occhi terrificati precipito a piombo, volo a Z382, da capo di chino per l'Uzbekistan. Mi basta un clic ora. Sagra mi secca in viaggio tra il pianeta alto, altrove. Grazie, e siccome non l'hanno detto loro, era evidente che questo era un collage di testi sanguinettiani, quindi un montaggio nella migliore tradizione sanguinettiana, e il titolo per farla finita con il giudizio dei sanguinetti era una citazione di Arto per farla finita col giudizio di Dio. Questa era l'occasione, credo, in cui il testo era stato scritto. Ora abbiamo un piccolo fuori programma, perché il compagno Giordano Bruschi ci ha chiesto di poter leggere una piccola poesiola e non potevamo dirgli di no, e quindi lo invitiamo. E vorrei, no, sono in 10 versi che corrispondono a 10 lettere. Cominciano per B e finiscono per I. Ed è il nome, il cognome di uno che ha impressionato notevolmente Edoardo, perché questo B, I non è Bruschi, ma è Berlusconi, nel 1994 venne eletto e insieme a un grande amico di Edoardo, Edoardo Bai, che pensò a dare una risposta, perché quest'uomo, sono passati 20 anni, è ancora in sella perché c'è qualcuno che lo corteggia ancora. E allora Edoardo inventò con Bai le male bollice 1994, invitato oggi io nel mio archivio, ho ricercato poi a Luciana e a Giulia, darò questo grande manifesto che fu esposto a Siena il 16 dicembre del 1994. Sono passati 20 anni da questo testo, che è di una ironia straordinaria. Io non sono capace a leggere poesie, perdonatemi, però dal punto di vista storico è una bella cosa. Berlicchi, in bassi bradi bidoneschi, ectoplasmano eterica emittenza, riciclando i rugati recineschi, lemuri e lamie di luminescenza, unguentano gli utenti più ultrurtreschi, spacciando spot, sparati in subcoscienza, cori da curve di campi calcisti, omologano olanti in obbedienza, neoplasmati da news per neo-iuppeschi, Italy idioti, ipermarchetizzati. Abbiamo presentato con Silvio Ferrari, che è qui presente, nel 1995 questa poesia a Genova, era venuto Bai, io ne ho tenute alcune copie, una la regalo alla mia grande amica Luciana, diceva Giulia, però ecco, vorrei anche ricordare l'ultima piccola cosa, che abbiamo giocato agli anagrammi con Edoardo Sanguinetti, se ne è occupato, addirittura Umberto Eco ne ha fatti tanti.
però siccome lui voleva fare il ballerino, mi sembra, e cioè, dicono queste cose, allora Edoardo Sanguinetti, lo voglio ricordare così, era un desio di tango. Grazie, grazie Giordano, e adesso Walter Scelsi, che non vedo, che si avvicina, che presenterà lui il testo che ci legge. Buonasera, leggo accostandoli in sequenza due brevi parti di due testi sanguinettiani più estesi. I due testi si lasciano 40 anni, il primo viene scritto in occasione della... Primo viene scritto in occasione della grande mostra sulle incisioni di Giovan Battista Tiranesi, tenuta a Torino nel 1962. Il secondo viene scritto in materia di classici nel 2002. Così che il patetico delle vedute sappia vedercelo è in questo. Nella strenua lotta che vi si può leggere, vi si deve leggere, tra classicismo romano, cioè il più puro neoclassicismo, e, non ho parola migliore, e mi scuso, impressionismo veneto. La vera Roma di Piranesi, del resto, è nella dose, nella carica veneta di visione che l'artista riesce a immettervi e a imporvi, che poi quel suo costruire e disgregare le forme. Anche in luce e proprio in colore. E il corollario estremo sarà dunque che quel tale patetico e poi il romanticismo, in metafora e fuori metafora, di Piranesi, onde l'ovvio ponte e l'ovvia distanza, col Verri Alessandro. Il modo piranesiano di scoprire le rovine non è forse tutto in questa chiave, nella possibilità oggettiva, precisamente, di edificazione e di corrosione. Classici e no. Un mio amico filologo, molto tempo fa, era solito dirmi che è classico tutto ciò che sopravvive a un medioevo. Mi parve, e mi pare, una definizione eccellente. Si tratta dunque di un'etichetta storica relativa che additta per intanto un chiaro archetipo costruttivo per noi, il mondo greco-latino. Un classico, in qualche modo, è sempre scritto in una lingua morta. E questo significa che i classici ci interessano perché sono da noi radicalmente diversi. Sono radicalmente esotici, oserei dire, temporalmente come spazialmente. Almeno per metafora. Importano perché additano forme di esperienza da noi remote, anche impraticabili e anche, di rado, incomprensibili, ma che appunto per questo ci aprono a dimensioni diverse, altrimenti ignote e insospettabili. Grazie a Walter Scelsi, e ora credo che sia il momento di Simona Fasano, che leggerà una celeberrima poesia di Sanguinetti, che in pratica è una piccola ricetta quasi gastronomica per scrivere una poesia. Per preparare una poesia si prende un piccolo fatto vero, possibilmente fresco di giornata. C'è una ricetta simile in Stendhal, lo so, ma infine ha un suo sapore assai diverso e dovrai perderci un'ora almeno adesso qui a cercare le opportune citazioni e francamente non ne voglia. Conviene curare spazio e tempo, una data precisa, un luogo scrupolosamente definito. Sono gli ingredienti più desiderabili nel caso, item per i personaggi, da disegnarsi rispettando l'anagrafe, da identificarsi mediante tratti obiettivamente riconoscibili. Ho fatto
porto il nome di Stendhal, ma per lo stile. Niente codice civile oggi, e niente Napoleone naturalmente, dunque. Si può pensare piuttosto al Gramsci dei quaderni, delle lettere, ma condito in una salsa un po' piccante, di quelle che si trovano, volendo, là in cucina presso il giovane Marx. E avremo una pietanza gustosamente commestibile, una specialità verificabile. Verificabile, dico, nel senso che la parola può avere in Brecht, mi pare, in certi appunti dell'Arbeits Journal. E quanto all'effetto V che ci vuole, lo sottiene con mezzi modestissimi, come qui appunto, con un pizzico di ardusi e carnicina. E concludo che la poesia consiste, insomma, in questa specie di lavoro: mettere parole come in corsivo e tra virgolette, e sforzarsi di farle memorabili, come tante battute argute e brevi che si stampano in testa così, con un qualche contorno di adeguati segnali socializzati, come sono gli a capo, le alliterazioni, e poniamo le solite metafore che vengono a significare poi nell'insieme attento, o tu che leggi, e manda a mente. Ora è il momento della nostra direttrice, Cetta Petrollo, che leggerà un brano così concepito. È Sanguinetti che presenta una sua poesia e poi segue la poesia, una altrettanto famosa poesia ambientata proprio sulla scalinata della vecchia sede della biblioteca universitaria. Ringrazio Giuliano che mi ha assegnato d'ufficio questo bellissimo brano. Lo ringrazio per due motivi. Innanzitutto è nominata la Biblioteca Universitaria, la sede di Via Verdi 3, che è stata da poco chiusa, e poi perché si parla di una ragazza e di una caduta. E quindi la sento vicina perché, come tutti saprete, sono caduta anch'io 6 mesi fa, mi sono rimessa in piedi da poco. E sento vicina questa poesia anche perché è una poesia scritta in prima persona. Il fatto che sia scritta in prima persona è una cosa che sento molto vicino al mio modo di fare scrittura poetica. Io sono qui che mi interrogo ancora. Siamo nel marzo del 79, esco dalla facoltà di lettere in via Balbi. È tarda mattinata, direi. Sarà mezzogiorno, non so. Sono con mio figlio Federico. Di fronte a noi c'è la biblioteca universitaria. Sto per attraversare la strada, probabilmente per raggiungere il solito bar e prendermi il solito caffè, che è il mio normale aperitivo. Il bar è sempre pieno di studenti. Chissà, la biblioteca invece si trova davanti una gradinata abbastanza lunga, ripida e strana. È stranamente modulata. Andate a vedere, vi prego, in cima, di fianco alla porta d'ingresso, ci sta seduta una ragazza. E sta come in attesa. Appena la guardo, ecco che, di colpo, quella mi rotola giù, là, dall'alto, cadendo in avanti, ma come ti spiego, allungandosi e piegandosi un gradino dopo l'altro, molto lentamente. È tutta bianca quella, è tutta pallida. Bianca la faccia, le braccia, le gambe, sembra un manichino bianco. Anche la camicetta, anche la gonna è tutta bianca. Ma così, inerte, cadendo, battendo sopra quella gradinata, gradino per gradino, adagio, adagio, si macchia di tante macchie, che sono macchie di sangue, un po' alla volta, un po' dappertutto, e sono tante chimosi e tante ferite. Si macchia di un rosso rosato subito, poi il rosso diventa violento, ma con tante sfumature progressive, lì, nella carne, nel vestito.
Sta cadendo come si cade al rallentatore in un film. Io e mio figlio abbiamo attraversato la strada intanto, piano piano. È che stiamo andando al bar, come ho detto, ma non andiamo più al bar adesso, perché adesso la ragazza è immobile, lì, ai nostri piedi. C'è molta gente tutta lì intorno a noi, intorno a lei adesso. Sono tutti lì, fermi, più stupefatti che spaventati. Poi qualcuno chiede aiuto. Poi sta già arrivando un'ambulanza, si sente già la sirena. Certo, è caduta per noi due, quella per me e per mio figlio, anche se nessuno lo sa, nessuno lo sospetta, è caduta lì apposta per noi, per me. E questo è un piccolo fatto vero. È uno di quelli che l'ho scritto una volta in una poesia che è una specie di ricettario di arte poetica, servono per cucinare una poesia. E io me lo cucino subito, infatti, il piccolo fatto. La ragazza, è chiaro, aveva da dirmi a noi, a me, una cosa sua. Ce l'ha comunicata così, cadendo, e noi però non abbiamo capito. E adesso è tardi per capire. La scena è stata tutta una scena muta, eppure è stata una scena eloquente, anche troppo. Quella comunicava soltanto con il suo corpo, con noi, guastandolo, rovinandolo, aveva un messaggio gestuale, nient'altro, indecifrabile per noi, ma pieno di senso, certamente. E poi quella ragazza non voleva nemmeno farsi capire, forse, e si è resa così irriconoscibile mentre si avvicinava a noi, come deformandosi, corrompendosi, truccandosi, mascherandosi. Ma adesso io me la metto in versi, tutta questa microstoria, e la microstoria spiega con un piccolo esempio concreto, più mostruoso che tragico, più assurdo che penoso, che è importante registrare anche una qualunque microstoria, se è una microstoria vera. Potrà eventualmente a qualcuno che la legge, non si sa mai, suggerire un significato, anche se quello è perduto per me. E con quello che legge, si legge che voleva dire una cosa sua, è probabile. La poesia è quella che incomincia ad ogni modo dicendo: io sono qui, che mi interrogo ancora. Perché è davvero, io mi interrogo ancora. Io sono qui che mi interrogo ancora sopra il significato che si può assegnare alla ragazza bella, lunga, bianca, di bianca cera, che ci è rotolata al rallentatore giù per la scalinata della biblioteca universitaria un mattino in via Bambi, frantumandosi molle, gradino dopo gradino, colorandosi di ecchimosi, paralizzandosi e paralizzandoci nel sangue ai nostri piedi, esterefatta, muta. Certo, voleva e vuole dire qualcosa a noi due che non afferro più e che la Croce Verde ci ha cancellato e basta. E ora il momento di Sandro Riccardone, che ci leggerà un brano di un saggio molto bello e molto importante di Sanguinetti per una teoria della citazione, che in qualche modo parla anche un po' di quello che abbiamo fatto noi oggi. Abbiamo fatto un collage di citazioni sanguinettiane. Grazie. È una teoria della citazione. Mi richiamo naturalmente all'ovvio etimo di Quintiliano e dintorni,
per cui l'immagine della tessitura illumina ogni costruzione testuale. Un testo non è che un insieme, più o meno ben strutturato naturalmente, di citazioni. Ma citazioni di cosa? La cosa pare buffa perché è circolare, ma vuole anche essere un po' buffa. Io cito dal vocabolario, ma naturalmente il vocabolario non è che l'immagine materializzata di tutto un insieme di segni. Uso questo termine in mancanza di meglio, ma si potrebbe studiare forse un vocabolo più opportuno. Che sono segni che sono a mia disposizione e che io collego. Come prima avvertenza, delle molte che ce ne sarebbero, ne farò solo alcune, non vorrei che si confondesse la questione pensando che il problema della tessitura del linguaggio sia un problema lessicografico. Bisogna rifarsi a tutti i livelli dell'organizzazione linguistica, a tutti i livelli dell'organizzazione del tessuto del testo, orale e scritto. E partirei proprio dall'oralità, che mi interessa maggiormente perché, come dicevo, ho in mente una visione prima ancora antropologica che letteraria o culturale. Se ci si rapporta alla storia, alla società, all'auto-addomesticarsi dell'uomo e al suo autocodificarsi, allora il riferimento al vocabolario è un riferimento provvisorio rispetto a quello che potremmo chiamare un ipercodice, cioè un sistema di codificazione generale che offre dei modelli entro i quali io mi muovo e non posso non muovermi. Mi si potrebbe obiettare, tornando di nuovo al lessico, opponendomi tutti i neologismi, il caos di tutte le parole che continuamente si fabbricano, ma non sono altro che ipercompresi nell'ipercodice. E fra le tante altre cose contempla proprio la coniazione, l'estensione, l'adattamento, la metaforizzazione e demetaforizzazione. Il codice evidentemente prevede la propria estensione. Se lo prendiamo, per usare il caso più banale, come un insieme lessicale, io dunque cito, mettendolo in atto, anche le norme che permettono al codice di muoversi. Infatti, se dico ipercodice, da un lato voglio sì indicare qualcosa che appartiene a una sorta di iperuranio della cultura, ma con un accento fortissimo sopra il momento pratico, storico, concreto di una realtà del tessuto. Quando dico antropologico, voglio dire che il fatto che io sia qui seduto a parlare a un'ora convenuta in un luogo istituzionale come un'aula universitaria e che abbia un certo consegno, è una somma di citazioni. Io sto citando non solo nelle parole che dico, ma nelle espressioni, nel movimento delle mani, nel fatto che prende una certa posizione del corpo. Insomma, noi viviamo, seguendoli con diverso scrupolo, secondo certi modelli comportamentali che si incrociano, si modificano, che prevedono iniziative ulteriori di sviluppo. A paragone di un fenomeno di questo genere, di un'ipervasiva citazionalità dell'esistere, la citazione letteraria è un caso minimale, che ha interesse ai miei occhi proprio perché rientra in questo quadro infinitamente più largo. Vorrei fare un esempio più solenne di quello della frase banale, del buongiorno come va. Prendete una messa, cerimonia piuttosto rilevante nell'esperienza umana. Anche chi non sia credente sa bene che cosa significhi nella storia occidentale da un paio di millenni a questa parte. È una cerimonia iperritualizzata e, come sono naturalmente tutti i riti, è tutta una citazione, anzi, è tutto un sistema di citazioni, perché i testi, anche considerando solo questo aspetto, variano all'interno di un codice molto regolato, perché la lettura evangelica muta tutti i giorni, eccetera. Ma quello che mi interessa è la citazionalità che comprende norme che vanno dal colore della veste al sistema gestuale assolutamente prescritto, ai luoghi deputati con relative tolleranze di spostamenti. Una volta c'erano vari prescritti, una messa alle 7 del pomeriggio non si sarebbe fatta.
e codici linguistici molto ristretti, che oggi sono stati allargati, visto che si può, anzi si deve, non dire la messa in latino. È questo che ho in mente, è quello della ritualizzazione, un caso estremo, quando parlo di questa sorta di percodice che avvolge la nostra esistenza. Per fare un esempio di citazione, ricorrerò questa volta letterariamente a un caso molto noto e spesso utilizzato da altri fini, quello esibito da Borges su Menard come autore del Don Chisciotte. Menard, come sapete dalla bellissima parabola, cita, copiando esattamente, il Don Chisciotte. Si tratta di una lunga citazione. L'uomo sognava di scrivere tutto il Don Chisciotte, ma comincia con certi episodi. Questo non è che una paradossale, divertente messa in evidenza di quello che cercavo di dire in altro modo. Il fatto che si citi un solo testo, lo si riproduca tale quale non mutando nulla, come osserva Borges, ne modifica completamente il significato. Insomma, non ci si immerge mai per due volte nel medesimo testo, come non ci sono due messe uguali l'una all'altra. La citazione più fedele e scrupolosa, secondo l'uso corrente della parola citazione, per accurata, ossessiva che voglia essere, non è mai pura ripetizione e varierà infinitamente. Per anticipare subito il riferimento a Benjamin, al quale ricorrerò poi ancora in seguito, anche la riproducibilità tecnica fa sì che non si riproduca mai tecnicamente due volte la medesima cosa. Non a caso Cage componeva il silenzio con un testo musicale per un dato numero di minuti e secondi, perché quel silenzio non è mai un silenzio assoluto, e se il pezzo viene riregistrato dà dei risultati completamente diversi. Dunque, in questa scelta di testi che abbiamo fatto, volevamo dare un po' una campionatura delle diverse forme della scrittura sanguinettiana. Era previsto anche un articolo bellissimo intitolato Garçon, Champagne, Frappé, in cui Sanguinetti polemizzava in modo direi sublime contro Alberto Albasino a proposito appunto del significato del termine Champagne, Frappé. Sanguinetti sosteneva giustamente, dimostrandolo, che si trattava di champagne ghiacciato, mentre mi ricordo il giornale per cui scriveva, mentre Albasino opponeva invece uno champagne, diciamo, degasato, con questi piccoli strumenti. Insomma, era un pezzo meraviglioso, Simone non è mica per caso arrivato, mi pare. E quindi io invece, appunto, nell'ambito di questo palinsesto mi sono scelto un brano tratto da Capriccio Italiano, un romanzo del 1963, un romanzo straordinario, un romanzo che migliora invecchiando, più il tempo passa e più i romanzi in generale di Sanguinetti, ma questo romanzo in particolare, diventano importanti e decisivi. E questo è un piccolo brano tratto appunto da Capriccio Italiano. Forse mi è capitato già di leggere in un'altra occasione, però non l'avevo letto completamente, l'avevo letto male, oggi spero di leggerlo meglio. Il telefono, dice mia moglie, che parla quasi nel sonno. Perché è vero, c'è il telefono che suona. Scendo nudo dal letto allora e faccio tutto il mio giro intorno al letto, nella camera buia, e arrivo lì vicino al tavolo, lì nel buio, nel salone, che c'è il telefono lì che suona, lì al muro. Adesso c'è una bella pausa di silenzio, lì nella casa buia, che io dico soltanto lì nel telefono. Come? Chi è? Chi è? Anzi, fa mia moglie, mezza addormentata, che io non le rispondo. Chi è ancora mia moglie? Poi grido, ma io, e grido lì nel telefono, dentro tutto quel buio. Ma chi parla? Grido, ma chi parla?
Papà, gridano i bambini dalla loro camera, chi c'è? Che si vede che i bambini si sono svegliati. Chi è la mia moglie che adesso grida anche lei? Adesso gridiamo tutti nel buio, che ognuno si grida sempre la sua cosa che grida, che la grida sempre più forte. Perché nel telefono c'è una voce che cresce, che non sembra mica una voce che si può stare a sentire, che adesso è proprio tutta immensa, che adesso se la sente anche mia moglie, che la sentono anche i bambini nella loro camera, e che io sono lì in piedi, lì nudo, lì vicino al muro, con il ricevitore lì nella mano, ma mica vicino all'orecchio, ma staccato da me, che me lo tengo come una grossa tartaruga, lì nel buio, quella tartaruga che ha la sua voce immensa, che dice cose terribili, che la casa è piena di queste cose terribili, che dice, che parla sempre del bambino che deve nascere, e che io lascio, e che io lascio che il ricevitore cade, che mia moglie piange e grida, i bambini piangono e gridano, e il ricevitore che cade abbattuto contro il muro, che senti che si è come spaccato da qualche parte, come si spacca una tartaruga proprio, ma che la voce ci grida sempre le sue cose terribili, che è sempre più immensa intanto, che in quella voce adesso è come che ci siamo tutti che gridiamo piangendo. Chi è? E gridiamo. Chi c'è? E gridiamo. Come ho detto, ma chi parla? E io sono in quella grande corrente dell'aria che attraversa tutto il salone, che è la corrente dell'aria della notte, che il ricevitore parte ancora nel muro, nel tavolo, nel muro, e salta nel vuoto, che si pende dal suo filo, nel buio, che spavento. Ora Giulia Sanguinetti, invitata da noi, ha detto che avrebbe letto qualcosa, è stata così carina, non so cosa leggerà, libertà assoluta. Avrei voluto che lo leggesse Luca, solo che non sembra che non voglia. Luca, vuoi venire? Ti va? Niente, no, vabbè. Lo leggo io per lui allora. Dalle 9 filastrocche per Luca, la prima, giro tondo. Gira e rigira, in tondo, in giro tondo. È bello, è grande, è terribile il mondo. 10 chiamano gli anni, più i 2000. Uno che all'altro è già una lunga fila. C'era già l'uomo tanto tempo fa, se ci va bene molto durerà. È sera, è proprio tardi e tu sei stanco. Farò per te il pagliaccio cantimbanco. Dalla finestra entra lume di luna, è una lucina che porta fortuna. Anche le stelle sono accese su, finito il giorno e il sole non c'è più. E adesso io dico a te la buonanotte, sogna storie, le storie, e crude, e cotte. E volevo aggiungere a nome di Francesco Pirella, che avrebbe avuto il piacere di essere qui oggi, ma purtroppo per motivi di forza maggiore non è riuscito a venire. Volevo leggere quello che avrebbe letto lui se fosse stato qui. Sono dei versi che mio padre aveva scritto, dedicati ai totem tipografici da lui creati, che si trovano appunto nell'archivio Museo della Stampa, e li leggo adesso. Proporzionato politicamente, in scheletrica gabbia, trova pace, ombra di ragno, l'uomo tipografico, che tra hard e soft, gli prosciugato, giace. E poi chiudo con una poesia invece tratta da Postkarten, che avevo già letto, verso il segno, che avevo già letto quando erano stati festeggiati i suoi 70 anni al Teatro Carlo Felice, solo che ho perso, servito un attimo di pazienza,
il numero 24, la postcarten. Ho insegnato ai miei figli che mio padre è stato un uomo straordinario. Potranno raccontarlo così a qualcuno, volendo, nel tempo. E poi che tutti gli uomini sono straordinari e che di un uomo sopravvivono, non so, ma 10 frasi forse, mettendo tutto insieme, i tic, i detti memorabili, i lapsus, e questi sono i casi fortunati. Tutto per aver insomma pensato a questa occasione, a questa serata, alla direttrice della biblioteca per averci ospitato e aver dato insomma spazio a questa bellissima serata, e poi a tutti coloro che sono intervenuti, Andrea Liberovici ovviamente per i contributi video, insomma per tutto, a tutti coloro che hanno letto, insomma, a nome mio ovviamente di mia mamma e dei miei fratelli. Grazie. Ora concludiamo con Sanguinetti che legge le sue poesie, e questo è un video girato da me nel 2002 e dall'ultima di una serie di puntate televisive che avevamo dedicato al Novecento. E ci consideriamo salutati direttamente dalle ultime parole di Sanguinetti e spero di rivedervi presto in un'altra occasione sanguinettiana. Grazie a tutti. Mordono e non demordono per noi grani tu che li ami,
si ingobbano, ci si inghiottano, si ingrassano, ci invecchiano. Mi piange il cuore se ci penso, amore, e se ci penso che aspetta il tempo, e se mi penso che mi porta il vento. Strillano adulti, stridono scheletri con la cresta, con la corona in testa, in testa, commestibili, irresistibili, indefinibili, agili e fragili, interminabili, nostri animali morali, mortali. Ma la pulcina cinerina, l'ultima, la bambina, quella gallina ruspante, rampicante, nostra cosa gaudiosa, strepitosa, tutela la mia sposa, tu mia chioccia, la vita goccia a pioggia, piove a doccia. E di questa stessa serie, io ti farò cucù e cucù, ragazzina la mandarina, se mi bacia il tuo bacio, ti vuoi tu. Ti farò reverenza e penitenza, questa in giù, quella in su, su per giù. E tra i tonfi dei miei gonfi fazzoletti poveretti ti farò con le mie pene cantileni e cantileni. E ti farò cra cra, crai e postrai, in questa eternità del nostro mai e postrini e postcattara, da corvo bianco e stanco e sordo e torvo. Ma tu prepara qui al mio picchio la nicchia del tuo nicchio, di più prepara al mio domani i cani nani delle tue umane mani, le miti dei giudici mignolini, le microsecche delle tue orecchie, le arance delle tue guance, il mini vaso del tuo naso, la bicocca della tua bocca, i corbettoli dei tuoi capezzoli. E con entrambe quelle tue gambe strane preparami anche le anche stanche tue qui per noi due. Per me vecchio parecchio, prepara ai tuoi occhi uno spicchio di specchio. Io ti farò così, lo sai, lo so, vedrai lì per lì, il mio cocorico e ti ricchi. E ancora una terza di questa ultima passeggiata. Questo cane incantato e incatenato, incimurrito e incancrenito, increfinito, che sogna di sognarti e di leccarti, e che ti morde il sogno, che ti inzomba con le sue zampe, e che ti impiomba e ti inchioda con la sua coda, che ti incastra e ti impiastra, idrofobo domestico, affanante lunatico e frenetico e ansimante pesante, ai miei che sogno tanto trenante. Tirami tutti i sassi e tu che pazza passi, sopra il fieno il tuo carro che corre, mia luna e mio ramarro, mia torre e mia fortuna, mio vitale veleno. Ma succhiami tu almeno questi versi perversi, queste fiale di chiostro bestiale, di fiele e di miele, che dall'aria ti lapra e ti abbaia il tuo mostro felino. A questi stessi anni Ottanta appartengono delle poesie, sono delle ottave, scritte per Bai, parlavamo che l'ultima volta dei rapporti con la pittura, Bai compone una grande apocalisse e quando l'espone mi chiede se voglio scrivere qualcosa. Allora ho scritto un alfabeto apocalittico, ogni lettera dell'alfabeto è impiegati in ottava con tutte le parole che, fondamentali che incominciano con quella lettera della famiglia. Leggerete qui tre magari di queste 21 poesie, la lettera, potrebbe la lettera A, la lettera L e la lettera S. Anime amiche all'astro, astro afroditico, abnepoti dell'albero danitico, audite le mie antifone acide e ascetiche, arche di angeli e di anguille, arce alfabetiche, apromissi di Aleppi apocalittiche, ansimo ansie di angosce e di asma spittiche, adattante mie auricole atte attente, annunzi un acre, acerrimo accidente. L'emme la luna lenta lenta,
leccame, lappate, la lutulente. Le lonze del leone e le lupesse divano lingue di licantropesse. Lancia la lancia, lussuria, lusschissima, lenza di lombi, lana labilissima, vivere nostri, lucina limacciosa, lasciva mia lucerna, licenziosa. Satana, scamiciato, scaccia santi, setticemizza i sessi serpeggianti, seduce il serenita sifilitico, sitofobo sgorbioso e superstitico, smembra lo smorato in subappalto, subcoscienti in simbiosi in sottosalto, scampana di stromismi sputacchieri, scalmassismi e spade di spalmieri. La raccolta è di Bilis. Bilis è una voce onomatopeica, trecentesca, che imita il mormorio della folla, insomma, perché in uno di questi testi, tra l'altro, mira appunto a sottolineare il divertimento lessicale, questa sorta di murmure, e dico che ormai non scrivo quasi più parole, versi o altro, ma tutto è un bisbibis, come una specie di mormorio continuo. Adesso ne leggerei una che faccio invece da corollario, e queste sono più recenti perché siamo invece negli anni 90. Questa fa parte di quelle poesie di viaggio che mi pare frequentemente di scrivere da molto tempo. Se mi stacco da te, mi strappo tutto, ma il mio meglio o il mio peggio ti rimane attaccato, appiccicoso come un miele, una colla, un olio denso. Ritorno in me quando ritorno in te, e mi ritrovo i pollici e i polmoni. Tra poco atterro a Madrid, in coda qui all'aereo, selezionati miei connazionali, gente d'affari, dicono numeri e numeri, mentre bevono e fumano eccitati, agitatamente ridendo. Vivo ancora per te, se vivo ancora. Proseguiamo questa ultima puntata con la lettura delle poesie. Allora, già ricordo una poesia di corollario, siamo dunque ancora agli anni 90. Questa è una poesia scritta a Bogotà, e dove rimescolo un po' di spagnolo, di italiano, come si dice, all'essere in Colombia, è giocata sopra degli oroscopi che leggevo nei giornali della città durante questo giorno, che la semana era tutta divina para procurarsi l'amore giusto appunto, me lo garantì al primo colpo già il 4, insinuato di striscio sotto l'uscio, nel piacere splendore dell'aurora, il tarocco inconfutabile di un Frank e un Frank solano bogotano, dicendomi in sostanza di piantarlo e di pensare al mio passato, poiché sono superdotato, imbarazzante ma autentico, di un signo futurista che mi arrastra a stel cielo in verità, e chissà che altro diavolo mi fa, con la mia fleccia che si dispara, e con di conseguenza nessuno che si resista ad una tentazione a se stesso, che sono lì, non so che sono io, sono qua, sono qui. Il 6 mi arriva la smentita di un Ciabelli, avverte in breve che all'ordine del giorno per me
ci stanno las limitaciones, e così tenderò a desesperarmi e ti devo allora domarmi las cosas con la calma e devo pure, pur carente di tatto, utilizzarmelo al mio meglio, il mio poco, se mi voglio ottenermi un po' dei frutti dei miei esfuerzos e conseguirmi la realizzazione delle mie nuevas metas. E non mi ricordavo più del 5. Questo stesso profeta mi aveva preammonito addirittura che i bambini necessito di affetto faranno perdere il mio equilibrio se non altro, ma che devo guardarmi da non arredarmi in una qualunque relazione amorosa che mi avrebbe altrimenti procurato soltanto malamente, dudas, desconfianza, il tormento, anziché darmi la soddisfazione. Il 7 ho rinunciato agli oroscopi, prendendomi la vita come viene, a me come mi viene, mi conviene. Adesso fare un salto all'indietro, una poesia invece degli anni 70, precisamente del 71, della serie di Reisebilder, come dire immagine di viaggio, un titolo tipicamente di Heine, e dedicata al soggiorno berlinese con memorie di un precedente passaggio in Olanda. Qui nella poesia ho ricordato un poeta polacco di cui divenne amico in quei giorni, denominato chiaramente come un polacco Tadeusz Rozenbicz, uno dei più notevoli rappresentanti della poesia polacca, della poesia moderna in generale. Forse è utile dire che Arcibaldo della Cruz è il personaggio di un film di Bunuel. Sono più slavo di Tadeusz. Se è vero che gli italiani sono slavi, e se gli slavi sono quelli che si accarezzano con le parole dicendo migetesi e altre frasi così di contatto, che sono le carezze appunto. Io ho accarezzato il polacco Tadeusz Rozenbicz una notte in casa di Adrian, scrivendogli un biglietto che diceva precisamente migetesi e sorridendogli di lontano e facendogli ciao con la mano. Perché non beveva da oltre un anno e perché in un anno ormai in media compone 2-3 poesie soltanto. Ma leggerò i suoi vecchi versi, è un patto stipulato tra di noi per dichiarargli poi se sono versi slavi, polacchi, malati. Oggi fintono i tedeschi altrettanti, gli spagnoli, gente buona per le corride, per gli oletti e per la lotta dei carri e per la letteratura Wissenschaft. Come Arcibaldo della Cruz sogno delitti che non so commettere. Un fragile e rotone platonico, un mito pornografo, un poeta. Di questa poesia di viaggio, andando poco oltre con gli anni, leggerei una poesia di viaggio. Questa è ambientata a Tashkent, come risulta anche direttamente dal testo. Io penso rose e vedo musiche di rose e sento colori di rose rosa con qualche punta di garofano, forse di radio, ma molto in secondo piano. Sarà un effetto specifico qui di Tashkent, immagino, e sarà un sintomo di un tasso alcolico che cresce, lo so, dentro le mie mature vene banche. Questo vale A per il tè verde senza zucchero, B per la saponetta della doccia e persino C per il caffè, per quello semiturco al mio di martedì mattina sorbito nell'atrio di una specie di casa della cultura, e vale D
per le uno e per le rossiste. E poi mare potrebbe valere, cioè essere, per questa rosa tropicale nera. Parlo di tutto questo pasticcio sempre notevolmente sinestetico. Se soltanto però io potessi attirarmi tanto da annusarla in uno di questi giardini da gazzella, quella un momento. Parlo di una gazzella fatta bene con il fuoco e con l'acqua e con le rose. Adesso torno parecchio indietro a una poesia degli anni 50, precisamente del 56, di una raccolta che si intitolava Rotopedia, come dire, gioco, scherzi, d'amore, una poesia scritta per la nascita del mio primo figlio. Probabilmente per il suo primo compleanno. Nella poesia mi rivolgo a mia moglie. Intelo mila come un fibroma asciutto, come una magra pene, un sogno. Ora pesca la ghiaia, ora scuote la propria ombra, ora stride e glutisce, orina. Avendo atteso da sempre il gusto della camomilla, la temperatura della lepre, il rumore della grandine, la forma del tetto, il colore della paglia. Senza rimedio il tempo si è rivolto verso i suoi giorni. La terra offre immagini confuse. Saprà riconoscere la capra, il contadino, il cannone. Non queste forbici veramente sperare, non questa terra, quando tremare in quel tuo sacco di membrane opache. Quando raccolsi le poesie dei miei primi 30 anni, l'ultima poesia, quella che chiudeva questa raccolta, era una poesia dell'81, che da allora in poi considero come una sorta di poesia riassuntiva, ecco, della mia esperienza, una specie di poesia in qualche modo testamentaria, in modo tale era appunto. Nella mia vita ho già visto le giacche, i coleotteri, un inferno stravolto da un dorè, il colere, i colori, il mare, i marmi. E una piazza di Oslo e il grande tende palme, busti, busti. Ho già visto il settennaggio di una grande dietro grande, i panettoni, i corsari, i casini, i monumenti a mazzini, i pulcini, i bambini, ridoli. Ho già visto i fucilati del 3 maggio, ma riprodotti appena in bianco e nero, i torturati di giugno, i massacrati di settembre, gli impiccati di marzo, di dicembre, e il sesso di mia madre e di mio padre, e il vuoto, il vero, e il verde nero, e l'eterno. Ho già visto i neutrini, il neutrone, come il fotone, con l'elettrone, in rappresentazione grafica, schematica, con il pentamerone, con l'esamerone, il sole, il sale, il cancro, il patiprano, e venere e la cena, con il mascarpone o mascarpone, con il mascherone, con il mezzo cannone, e il mascarpio latino a mano scarpere. Ma adesso che ti ho visto, vita mia, spegni gli occhi con due dita e basta. L'ultima raccolta, di cui ho pubblicato una specie di anticipazione, ha per titolo Cose, e in autunno penso sia completa in un volume riassuntivo degli ultimi 20 anni di scrittura. La prima che di questa serie, e siamo negli anni anche qui 97, ecco, si
il meno peggio è il vino qui, praticante si un rude vino per sé. Mi hanno ammonito d'urgenza, era piuttosto sattico. Una cosa sottile, scura, congiunta pare a un'altra molto strigna indonesiana piatta. Non è il caso di vivere così, anche se ridono i remoti, semiti, medesimi, se hanno singolarmente scaricato dentro la singola 69 il mio singolo me. Ho assunto un brodetto di tartaruga adesso qui ad Alexander, in memoria di Popa. Ho pianto i giorni delle crude ringhe che masticammo lentamente insieme in questo porto da queste parti. Ma il paesaggio è il mio degradabile degrado. Sono più cupe le strade, più frigide e fragili. Questo però è pure il mondo che mi piace, che è un dappertutto ormai dovunque, in cui ti manifesti e ti comunichi quando un po' tu ci riesci, con afrogesti e anglogenti. Succhiami in blocco, mia tarantola eterna. Ecco, questo è buono per dire come conclusione di questo mondo che un dappertutto ormai dovunque è un po' il tema ora esplicito, ora latente di gran parte delle ultime poesie che ho scritto, il mondo nell'età della globalizzazione. Professore, la ringrazio e speriamo di rivederci qui su Telecittà per il prossimo stagione. Grazie.